Aveva smesso di registrare. Non so cosa è successo. Oh già, è vero, ho caricato e per sbaglio ho schiacciato F10. Non fa niente, non fa niente. Dovrei prendere la carne però. Perché poi mi lamento che non ho abbastanza cose per ripristinarmi la vita. Quindi questi sono i quartieri abitati, bene. Ok, non voglio il fucile di Lincoln. Aiuto. Psycho, psycho, dov'è lo psycho? Psycho. Ok, venite, forza. Stavolta sono pronto. Ok. Un colpo. Due colpi, ok. Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Vai, forza, forza, vai. Muori. Oh no, l'altro. Oh nee. Forza, muori. Oh. Fuck. Morite, ok. Oh, come on. Dove devi morire? A Satana tu devi morire. Oh. Odiosi, odiosi Myrlurks. Dannati granchi. Questo è il dormitorio femminile? Non mi ricordo. Cintura in pelle, sì. Ah, aspirapolvere. Perfetto. Chi diavolo sei? Ok. Se non sbaglio, e non penso di sbagliarmi. No, aspetta, forse mi confondo con Fallout New Vegas. Sbaglio, qua c'è un fucile laser unico. Oh mio Dio, sono così tanto arrugginito. Ah. Devo anche tenere a mente i lavandini. Ogni tanto sono ancora più preziosi degli steampack. Ogni tanto, non sempre. Quindi questo qua era no. Quello lì era il dormitorio maschile. Oh già, avevo preso la nota. Va, no, note. Sono isolato, non so se. Sono isolato e non so se è rimasto qualcuno sano, per cui mi sono chiuso in questo armadio li del livello B. Se qualcuno trova questa nota, dite alla mia famiglia che non sono impazzito come tutti gli altri in questo posto. Fateli sapere che sono morto con dignità quando e dove ho deciso. Non lascerò mai che i folli mi facciano a pezzi. Non posso morire così. A mia moglie e ai miei figli vi voglio tanto bene. Sì, perché la storia di questo Vault è un po' incasinata. Non me la ricordo molto bene perché sono arrugginito in ogni cosa che concerne Fallout 3. Non solo il commentary. Da quanto mi ricordo, avevano messo un test acustico che. Avete presente i test acustici? Che praticamente sono dei rumori che non si sentono, sono dei rumori che non si sentono. E praticamente si era rotto il coso che emetteva questo test acustico. E praticamente. Aspettate che ammazzo questo coso, ok. E praticamente il test acustico si era rotto. In questo modo continuava, continuava, continuava e non si era mai fermato finché tutti sono diventati pazzi. A quanto pare, tranne questo tipo Joe e qualcosa, non so. E tutti sono diventati pazzi e quindi, boh, questa è la storia del Vault. Molto, molto triste già. Oh sì, è vero, era in questo Vault che. C'erano cose piuttosto inquietanti. Beh, non proprio inquietanti, però c'era una. C'era un terminale che mi aveva inquietato piuttosto. Che mi aveva piuttosto inquietato, italiano. Vai a farti fottere. Volpe? Già, già.
Muori, muori. Ok. Spero di trovarlo. Intanto voglio sapere come cavolo faccio a prendere questa nuca con la Quantum. Perché non so a quante. Oh, perfetto. Sei tu? Oh, già. Grilling. No. Grilling. No. Shutting. Fuck. Ok. Non so se ve l'ho detto, ma a quanto pare ho quasi capito come funziona l'hacking in questo gioco. Allarme acustico. Oddio. Ecco. Praticamente era una cosa del genere. Ma continua, continua, e non sarà mai fermata. Oh, fuck. Apertura porta in corso. Ecco. Oh mio Dio, era una cosa continuamente così. E quindi, insomma, immagino che non sia stata una buona cosa. Comunque, tanto che ha fatto appunto impazzire tutti. Oh, come on. Varie. No, va. Mouse. Collabora. Droppiamo tutto perché. Allora, con calma. Con calma ho detto. Ok. Self boy, nice. Non ci vuole ricontrollare quelle scatole di metallo, ma fa niente. Ah, non me ne ero neanche accorto che aveva smesso il test acustico. Oh mio Dio, granate a impulsi. Granate a impulsi, tipo le cose più preziose di questo gioco dopo gli steampunk. Oddio mio. Qua, molto facile. Non salvo da anni, meglio salvare. Altre porte, avanti. Non è che sono passato di qua. No, non è possibile. Sì, è totalmente possibile. Qua dove siamo? Dove trovo la scheda? Ecco, appunto, stavo dicendo, penso proprio di aver capito, forse, come funziona l'hacking in questo gioco. Allora, per esempio, inspired. Ora, 5 su 8 corretto vuol dire che le lettere, 5 lettere sono uguali a quelle della parola per l'accesso del sistema. Allora, quindi potrebbe, le lettere giuste potrebbe essere la I, la N, la S, la P o la I, visto che sono 5. Quindi vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspired. Magari questo? No, sono 2 giuste. Quindi. O la I, o la N o la S. Sì, o la I, o la N o la S sono nel. Sono nel coso. No, o solamente la N o solamente la S stavolta. Quindi actually non può essere. Enslaved messages infrared. Fuck. Comunque, penso che abbiate capito come funziona. Quindi sinceramente. Wow. Business. No, ma che cavolo. State tranquilli, non userò questo metodo perché insomma, chi se ne frega. Penso solo che possa essere una cosa piuttosto interessante. Finalmente scoprire come si hackera in questo gioco. Ok, fuck it. Non me ne frega un cavolo. Com'è che tu non ti avevo visto? Maledizione.
Questi quindi. Trovato. Trovato lo spartito, perfetto. Ma scusami. Vabbè. Ok, quindi. Che cavolo. Guarda un po'. Scusate. Quindi. Vediamo un po' la mappa, giusto per farvi vedere. Mappa locale. Ok. Cioè, è un posto talmente semplice. Ma io mi sono perso così tante volte e per così tanto tempo che non vi immaginate neanche la frustrazione. Quindi, insomma, il posto è questo per lo spartito. Spero che non vi capiti mai a voi di dover passare così tanto tempo in un dannato posto del genere a cercare un dannatissimo libro. Per i libri non ne vale mai la pena. Quindi adesso dovremmo trovare lo Stradivari. Non mi ricordo con certezza dov'è lo Stradivari. Non mi ricordo neanche se è nei quartieri abitati, ma non penso. Quindi, insomma, potrei semplicemente andarmene. Come sempre, se volete leggere, pausate semplicemente il video. Sto ancora cercando non solo quello Stradivari, ma anche quel terminale, perché voglio farvelo vedere, è piuttosto interessante. Ok, qua abbiamo esplorato tutto. Vediamo. Più o meno, sì. Abbiamo ancora questo pezzo da esplorare. Spero che la mia voce non sia troppo bassa. Di nuovo, cioè, ripeto, scusate. Era tanto che non faccio video, quindi se ci sono delle imperfezioni vi prego di scusarmi. Poi naturalmente mi riguarderò il video e tutto, e nell'editing anche, quindi se ci sono delle imperfezioni anche nell'audio dovrei riuscire a fixarle. Però, di nuovo ripeto, se ci sono delle imperfezioni mi scuso, ma capitemi da tanto che non faccio video. No? Sono già venuto qua. Forse. Oh, non so che ho detto. Lavandino. Dammi tutta l'acqua che c'hai. Io mi chiedo com'è che il personaggio non si prende chissà quale malattia dall'acqua di quel lavandino arrugginito, tipo, wow. Comunque, steampack, dammi. Se non sbaglio, oh sì, è vero. Una cosa particolarmente importante. Avete presente le spray di Far Cry 3? Ecco, quelle spray proprio lo cancellerò di brutto. E sapete perché? Perché è la seconda volta che quel dannato le spray mi dà dei problemi di copyright di terzo tipo. Di terze parti. Quindi, sul serio, scusate a chiunque piaceva quelle spray, mi scuso davvero tanto. Ma devo assolutamente cancellarlo, non posso continuarlo perché mi farà chiudere il canale, ve lo giuro. Stavo pensando a che le spray potrei fare. Cavolo, qua è pieno di mosche. Stavo pensando a che le spray potrei fare di nuovo. Nuovo, che le spray nuovo potrei fare. Maledizione, sai parlare, volpe? Stavo pensando a che le spray di nuovo potrei fare. Stavo pensando per Bioshock 3, Bioshock Infinite, scusate. Ho sentito delle buone cose su quel gioco. Quindi
Però non ho mai giocato a un Bioshock, quindi non so. Sarebbe bello se facessero su Steam uno sconto proprio di quelli potenti sulla serie di Bioshock. Me li prenderei subito perché vorrei giocarla la serie di Bioshock. Mi farebbe piacere. Quindi non so. Ufficio del soprintendente, non so neanche se dovrei essere qua. Ma non penso proprio. E comunque sì, ditemi se volete un let's play di Bioshock. Dell'1, del 2 o del 3. Ho sentito che il 2 è una cosa praticamente tipo l'1, ma dal lato del Big Daddy. Quindi se non giochi all'1 non puoi giocare al 2. Però insomma, quindi sì, se volete un let's play di Bioshock dell'1 o di Infinite, ditemelo e io lo farò molto volentieri perché appunto, ripeto, ho sentito delle buone cose su Bioshock Infinite, ho addirittura visto un 10 su 10, ma cioè, quel 10 su 10 mi fa pensare che sia pagato di brutto perché non puoi dare 10 a un gioco, nessun gioco è perfetto, però non fa niente. Come al solito, pausate il video se volete leggere, e c'è un bel po' da leggere. Quindi sì, ricordatevi di commentare e vi prego fatelo se volete un let's play di Bioshock Infinite perché non so che video fare oltre a Fallout 3, insomma. Fallout 3 non va da nessuna parte, ragazzi. È ovvio che non va da nessuna parte. Oddio, ho tipo skippato di brutto tutti i dialoghi, ma vabbè. Spero che siete riusciti a pausare e a leggere eventualmente. Al riparo, bene. Dovrei leggere un po' di libri. Quindi sì, ricordatevi di mettere un commento qua sotto nel... Cosa sto dicendo? Ricordatevi di mettere un commento, di scrivere un commento sotto a questo video per dirmi se vi piacerebbe un let's play di Bioshock 1 o di Bioshock Infinite, perché non so che giochi fare, seriamente. Quindi, cioè, i video che farò dipendono proprio da voi, e da voi e basta. No? Strano che non posso... Vabbè, dormi. Strano che non possa aprire quel cassetto, è davvero strano. Ouch. Questa è davvero una brutta morte, ma davvero tanto. Buona notizia, mi sono perso. Yay! Dove cazzo sono? Quartieri abitati, sala reattore, non me ne frega, insomma. Non so minimamente dove diavolo sono. Non mi ricordo neanche. Oddio. Non mi ricordo neanche come si chiama il posto in cui dovrei andare teoricamente per lo Stradivari, ma. Sala prove, tipo. Ah, non lo so. Quartieri abitati, di certo non sono i quartieri abitati, però non li ho esplorati del tutto, quindi potrebbe anche essere. Qua non sono ancora stato, quindi vediamo. Oh, come on. Ok, perfetto. Ah, fuck, per poco. Devo ricordarmi, circuiti di feedback. Ah, note. Ok, fai circolare questo messaggio dopo averlo ricevuto. Questa stronzata deve rimanere fuori dai messaggi intravolto. Se puoi craccare i pannelli di controllo, usane l'allarme acustico per spaventare i pazzi. Funziona bene e mi ha salvato la vita in questi ultimi 2 giorni. Ma stanno cominciando a capire. Dobbiamo organizzarci e fare un tentativo per la porta del Vault. È la nostra unica possibilità. Ah, quindi a quanto pare della gente è scappata, anche perché la porta del Vault era aperta, quindi per forza. Qualcuno è... Cribbio,
Quindi per forza qualcuno è scappato. Ho salvato? O sbaglio? Sì. Quindi per forza qualcuno è scappato, visto che la porta del volto era appunto aperta. No, già è vero, devo per forza farlo. Ma sono un idiota! Come on. Ok, bravo Volpe, ce l'hai fatta. Ah, oh, fucking hell. Spera polvere, non sono interessato a pulire questo casino. No, signore. Mi stai prendendo per il culo? Fuck. Quindi tipo... Solo reattore. No, andiamo verso l'altro. Verso sinistra. Sinistra questa parte, naturalmente. Oh, Dio mio, bastava leggere, idiota. Le insegne sono fatte per essere lette. Che spavento. Che spavento. Oddio, non ho munizioni per quel coso. Non ho munizioni neanche per questo. E si sta per rompere, fuck. Dovrei ripararlo. Le insegne sono fatte per essere lette, Volpe. Devo imparare questo. Fucile. Il terribile fucile, eccolo. Sì. Non dovrei usarlo tanto. Perché sennò. Oh, ma muori? Perché non muori? Sei trasparente? Sei un fantasma? Prendere con la tua carne. Sala reattore non mi interessa. Porta. Oh mio Dio, era tanto difficile leggere. Non penso. Non sono interessato in delle stampelle. Però le prenderò lo stesso, grazie. E anche i tappi. Se non ti dispiace, naturalmente. Test acustico. Shit. Nope. Psycho, psycho, psycho. Se prendo una assuefazione non me ne frega un cavolo. Non voglio morire. Fuck. Non voglio morire, questo è tutto. Psycho. Muori. Oddio, cos'è successo? Ah. Nine. Oh, cavolo. Non ho punti azione. Oh, no, mi sono... Mi sono messo in un angolo da solo come un idiota. Non so neanche quanti steampack ho. Quanti ne ho? A proposito. Oh mio Dio, sono messo davvero male. Perché nella mia altra playthrough non ero messo così male? Sono sempre stato... Ho sempre avuto un casino di steampack nell'altra mia playthrough. E non è che la giocavo in media, in facile o in difficile. La giocavo in molto difficile come in questa. Fatemi solo vedere perché non vorrei giocare. Non vorrei stare giocando in difficile. Ok. E la giocavo in difficile, in molto difficile anche quella. Quindi insomma, non è che cambia molto. Sono solo io che sono diventato schifoso a questo gioco, apparentemente. Maledizione. Devo sempre ricordarmi di prendere questi libri prebellici, perché sono molto importanti. Insomma, se non sbaglio sono 50 tappi per libro, che non è poco, insomma. Quanti tappi ho? 546? Beh, insomma, forse ricomprare munizioni steampack, vorrei vedere. Già tanto che ne ho 546, se volete la mia. Aia, il mignolo, cosa è successo? Se
Sento Myrorx. La cosa non è buona. Oh, un re Myrorx, perfetto. Ok. Oh, come on, muori. Bravo. Una volta, quando iniziavo, quando avevo iniziato a giocare, i Myrorlurks normali mi facevano una fifa assurda, ve lo giuro. Non sono orgoglioso di questa cosa, però vi giuro che mi facevano mi facevano abbastanza fifa. Ok. Mi copro giusto in caso che sto coso mi spari il suo attacco mesmerizzatore, tipo. E mi faccio molto male. Oh già, è vero, quel perk. Buono, molto buono quel perk. Già. Me ne ero quasi dimenticato che avevo preso quel perk dai vampiri. Dagli pseudo, dai vampiri, tra virgolette, insomma. Oh, come on. Tu Nikola Tesla. Ho altri libri per caso? Ok. Computer Studio. Ok. Ah sì, forse lo studio di registrazione dove lo Stradivari, sapete? Comunque, pausate se volete leggere, come sempre. Io non sono molto interessato a leggere, sinceramente. C'è tutta la roba che solo l'ho letta maggiormente sulla wiki. Anche perché la prima volta che ho giocato ho letto un po' di volte qualcosa, però non mi ricordo nulla praticamente. Sto ancora cercando per quel. Sto ancora cercando. In inglese, sto ancora cercando quel terminale. No. È su Fallout New Vegas che c'è quel fucile laser unico. Se non sbaglio è pure il Vol 34, ma non mi ricordo. È Vol 34 forse? Quello in cui c'erano anche in quello in cui c'erano i demoni. Il Vol 04 forse? Cavolo, sul serio non mi ricordo proprio. Buono, denaro per bellico. Oh, eccolo qua lo Stradivari. Sì, molto, molto protetto, devo dire. Vabbè. In ogni caso, abbiamo fatto tutto. Forse mi fermerò un secondo. Forse mi fermerò ancora un secondo. Nei quartieri abitati per vedere se trovo appunto quel terminale. Magari stoppo la registrazione e lo cerco. E poi ve lo faccio vedere. Perché davvero voglio farvelo vedere. È piuttosto triste e inquietante allo stesso tempo. Un altro libro per bellico, buono. Nuka Cola. Perfetto. Ah. Beh, c'è un po' di varie che non mi servono, immagino. Quindi. Oh Gesù. Vogliamo scherzare? Dammi. Ah, l'ho già presa, sì. Quindi sì, dicevo, magari stoppo la registrazione qua, cerco quel terminale e poi ve lo faccio vedere perché, ripeto, è molto interessante. Magari riesco ancora a trovarlo qua perché non mi ricordo dov'è. Va a finire che era ancora qua, sapete? Non era questo? Era questo. Inserizzo.
Sì, mi pare. Sì, era questo. Oddio, è davvero fighissimo questo terminale. Davvero interessante. Vi consiglio di leggerlo perché è davvero. Davvero interessante. Come potete vedere, questa cosa del test acustico ha fatto davvero impazzire tutti. Wow. Inquietante, lo trovo davvero inquietante. E anche triste, come ho già detto. Quindi sì, ho fatto tutto quello che volevo fare in questa volta. Ho anche trovato lo spartito, ho anche fatto vedere dove era. Quindi adesso la cosa sarà uscire. Ok, ce la farò. Mappa locale, sì, perfetto. Sarà una cavolata uscire, perfetto. Da questa parte. Sì. Ok. Perfetto. Ho preso? Sì, ho preso. Sono scemo, ma non così sbadato. Aspetta. Sono sbadato, ma non così sbadato. Bene, ok. Per un secondo mi ha fatto male la luce. La luce del gioco mi ha fatto male per un secondo. Strano, curioso. Strano. Oddio. Wow. Ok, quindi possiamo tornare ad Agatha. Trionfanti, aggiungerei. Addirittura con uno spartito. Oddio, quante munizioni ho? Sbaglio, no, ne ho fatte andare tipo 300 solamente in quel vault. Oddio, è triste la cosa. Ah. Oh cielo, è ciò che penso che sia. Già, sono tornato col tuo coso. Oh santi numi, non ti vedevo da secoli. Per favore, Broccoli dammi delle sottosale. buone notizie. Ecco il tuo violino. Oh mio Dio, devo assolutamente vederlo, per favore. Oh cielo, è più bello di quanto pensassi. That's what Non she so said. come ringraziarti. Vorrei poterti dare qualcosa per ricompensare i tuoi sforzi. Tutto ciò che posso darti è la frequenza della mia radio. Sintonizzati quando ti va di ascoltare le melodie del violino di una vecchia. Visto, l'unica cosa che mi dà è, vabbè, l'esperienza, il karma positivo e anche la frequenza della sua radio, che è piuttosto inutile. Ma se l'hai I parlato miei un'altra stanchi volta occhi. con lo spartito, vedete, guardate un po' cosa Ma succede. dai, hai trovato un vero spartito. Pensavo che fosse impossibile. Eppure ecco qua, hai davvero fatto l'impossibile stavolta. Sapevo che prendere lo Stradivari era una bella sfida, ma questo è incredibile. In effetti ce ne sono davvero Questo pochi è gli troppo. spartiti musicali Meriti nella ben zona più di una contaminata. semplice pacca sul sedere. What? Puoi venire ora. No, aspetta. Ho fatto la cazzata. LOL. Oh cielo! Ok, oddio. Oh santi Tipo numi! sem Non ti vedevo da secoli, Non per venire favore. però. Ok, ecco il Oh tuo mio. vino. Bla 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 bla. Ok. I miei stanchi occhi. Ho lo spartito, ho lo spartito. Ma dai! Sì. Tieni, Eppure spartito. Prendi. Beh, come ti ho già detto, qui in campagna non ho molto denaro, ma posso trovare qualcosa di utile per te. Oh sì, se lo Mio troverai. marito mi ha lasciato qualcosa oltre alla radio. Credo che la troverai utile. La Particolarmente. sua vecchia pistola. La maneggiava e ci si esercitava sempre. Voglio che la abbia tu. Di nulla. Puliscilo e mantienilo in ordine e non ti deluderà mai. Stai Ora tranquilla. vai, devo cominciare a scrivere un po' di musica. Bene.
Stai manza. Io. Ciao. Ok, quindi. Oh, evviva, abbiamo la stazione di radio di Agata. Dov'è? Dov'è? Ok. Dedico la prossima esecuzione a mio marito, che la sua anima possa trovare la pace. Non so se potete sentire, ma sì, già. Insomma, a chi piace il violino potrebbe ancora essere una cosa rilassante, eccetera, però Gente della zona Treccani è il contattata dalla migliore. capitale, sono... Quindi droppiamo un po' di roba perché proprio non le stampelle. Ah no, pesano uno, perfetto. Bene, quindi questa era... Oddio, cosa? Cosa? No, nulla. Quindi, sì, questa era la quest canzone di Agatha. Spero che vi sia piaciuta. A proposito, guardiamo un po' la Black Hawk. Vediamo un po'. B, ok. 51 di danni. E beh, anche questo sarebbe 50 di danni forse, quindi è proprio un briciolo più potente la Black Hawk. Però, insomma, io preferisco il fucile di Lincoln, è più figo. Non so se... Ciao. Non so se l'ho già detto in qualche video, ma mi dispiace davvero tanto che la 44 Magnum abbia sto mirino, insomma, a chi è venuto in mente di mettere un mirino sopra una 44 Magnum? Cioè, andiamo. O almeno, essendo una Magnum unica, un'arma unica, almeno potevano fare sì che non c'era il mirino in questa. Però, vabbè, ci accontentiamo. O al massimo il contrario, che la Black Hawk avesse il mirino e la 44 Magnum normale non ce l'avesse, ma non fa niente. E comunque sia un'arma molto buona. Lo è davvero, ve lo giuro. E quindi sì. Spero che questo video. Magari comincerò un po' a usarla. Spero che questo. Non so perché non penso di avere molto. Vabbè. Spero che questo video, ripeto, vi sia piaciuto. E quindi. Mi scuso ancora sì, per avervi fatto aspettare così tanto tempo per un nuovo video, davvero mi spiace. Vi ringrazio ancora tantissimo per i 150 iscritti, siete davvero grandiosi, vi amo uno ad uno, no homo, non sono gay. E quindi, boh, arrivederci e al prossimo video. Bye bye.